Buongiorno a tutti, iniziamo, si sente? Sì, si sente, buongiorno, buongiorno. Allora, non vi vedo molto, però adesso mi abituo con la luce. E quest'anno io e Filippo, chi ci segue da un po' di anni qui a BTO, sa che di solito ogni anno ci trasferiamo in una realtà parallela diversa. Quest'anno abbiamo deciso di trasferirci nella realtà fisica, perché abbiamo detto sì, bello questo internet, però non ci vivrei. Quello che voglio fare quando vado in vacanza, quando vado in un posto, è vedere un posto, visitare un luogo. Questa cosa qui, scherzi a parte, è ovvia, però ci siamo resi conto che, parlando con voi durante tutto l'anno, parlando con chi si occupa di turismo, parlando anche con chi fa un lavoro simile al nostro, che spesso questo link tra il luogo e la destinazione e la comunicazione non è poi così chiaro. Cioè, quando ci sentiamo fare obiezioni tipo sì, la comunicazione è importante, ma è molto meglio il prodotto, l'albergo, l'esperienza, ci diciamo forse c'è qualcosa che non va, forse c'è qualcosa di poco chiaro, perché è ovvio che la cosa più importante quando parliamo di turismo è il luogo dove vai. La comunicazione, il marketing, lo storytelling, i social media non devono far altro che amplificare la qualità di un'esperienza. Se l'esperienza non ha qualità, o se l'esperienza è diversa come qualità da quella proposta, qualcosa non va. Ed è lì che si incrina il rapporto di fiducia tra il viaggiatore e chi propone un servizio. Allora abbiamo deciso appunto di fare la cosa che ci piace di più, pensare al luogo ideale, pensare a quello che sogniamo quando andiamo in vacanza, e quindi prendendo in prestito il titolo da una brutta canzone di Vasco Rossi, ma l'idea è bella, abbiamo fatto un'analisi all'indietro, nei posti che abbiamo amato o nei posti che ci hanno affascinato, per capire che cos'è che fa la differenza tra un viaggio e una favola, tra un viaggio e quell'esperienza per cui torni a casa cambiato e torni a casa desideroso di ritornare solo lì tutti gli anni, anche se ci sono tanti altri posti da vedere. E quindi l'idea è, più tecnicamente, come usare le storie, come usare lo storytelling come tecnica narrativa, per far vivere una favola ai nostri clienti, anche quando la favola non ce l'abbiamo, perché molti ce l'hanno di natura, altri la devono costruire. Mi aveva molto colpito, leggendo un saggio negli ultimi giorni, una domanda: come ha fatto la città col mare più brutto del Mediterraneo a diventare una mecca del turismo? Ok, non devo dire qual è, sappiamo tutti come ha fatto. Ha progettato una favola per più nicchie di persone. Andando un po' indietro, qualcuno di voi si ricorda questi due signori? Alzi la mano chi si ricorda chi sono. Ah, un po' di soddisfazione, perché ieri chiedevo ai miei amici: ma voi vi ricordate di Fantasilandia? No. Che tristezza, che infanzia brutta, che adolescenza triste. Come avete fatto a diventare adulti senza i due signori di Fantasy Island? Questo l'ho scoperto cercando su Google, perché per noi è fantasia. Pensavi fosse? È spento, lo puoi accendere, sai? No, no, lui oggi fa il nanetto, scusate, massimo rispetto, però la citazione è dovuta. Ora, quindi perché Fantasilandia? Stiamo dicendo vivere una favola, stiamo dicendo vivere le nostre fantasie, stiamo dicendo come è cambiato il turismo. Questa serie televisiva abbastanza sciocca, molto divertente, in realtà secondo noi è uno dei più grandi studi visionari di turismo futuro mai girati. La sintetizzo in breve per chi non se la ricorda: un'isola delle Hawaii, un villaggio turistico normalissimo, una piccola caratteristica: tu potevi vivere il tuo sogno, la tua fantasia. Quindi se la tua fantasia era, come in una delle puntate più famose, incontrare Jack lo Squartatore, l'isola si trasformava nella Londra medievale di Jack lo Squartatore. Poi puntualmente Jack lo Squartatore ti trovava e cercava di squartarti, e lui veniva a salvarti, ok? Ma togliamo la parte di squartamento, anche se il conflitto nelle storie ha una sua importanza. Oggi noi, quando viaggiamo, vogliamo andare in Fantasy Island, non vogliamo andare al mare, non vogliamo andare a sciare, non vogliamo andare in una città d'arte, vogliamo vivere una vita immaginaria che nella nostra quotidianità non abbiamo, e vogliamo che il posto in cui andiamo, che il viaggio che facciamo, sia il set della nostra storia. Per questo è il nostro punto di partenza ed è anche il nostro augurio, no? Il vostro primo invito. Come fare a far vivere alle persone le proprie fantasie?
abbiamo cercato un po' di basi a questa intuizione. Questa è una ricerca che dice una cosa molto simile a quella che vi stiamo raccontando. I viaggiatori oggi non vedono più il lusso come lusso, quindi come l'albergo 5 stelle, come determinati prodotti nel bagno, come dei vini straordinari. Vedono il lusso come la narrazione di un'esperienza. Per cui il lusso è più andare in Groenlandia a fare caccia rischiando la vita a 50 gradi sotto zero con una slitta trainata dai cani, che andare in una camera d'albergo confortevole e mangiare molto bene. Il lusso, per tutte le ricerche più recenti, è vivere un'esperienza particolare. Questo architetto, John Portman, che progetta soprattutto alberghi, l'ha detto proprio esplicitamente. Dice, in qualche modo storytelling nel progetto significa, comporta trovare una metafora che possa essere usata per aiutare le persone a capire l'idea dietro il prodotto, dietro la forma. Moltissimi alberghi, alcuni dei quali sono anche ospiti qui a BTO, che in questo periodo stanno crescendo, si stanno imponendo, hanno lavorato in questo modo. Hanno progettato un'esperienza che non sia semplicemente darvi una camera bella o brutta o scomoda o rumorosa in cui dormire. Una camera che, se rumorosa, deve essere immersa in una storia in cui il rumore ha un ruolo. Questo non so se voi avete presente quando Seth Godin dice di notte tutte le camere d'albergo sono uguali e fa vedere una foto buia. Io amo molto Seth Godin, ho imparato tantissimo da lui, ma questa secondo me è una grandissima cretinata. Di notte le camere d'albergo non sono tutte uguali, perché se c'è rumore, se c'è troppo caldo, troppo freddo, se il materasso è scomodo, se le lenzuola sono brutte, se il frigorifero è vecchio e fa rumore, se sento tutto quello che c'è nella stanza accanto, può essere anche al buio, ma la mia esperienza, il design dell'ambiente in cui sono, viene condizionato. Allora, è questo che vuol dire quando diciamo nelle citazioni che avete visto in giro che lo storytelling si fa se non si vede. Lo storytelling è sì un modo, un motore per migliorare la comunicazione, ma è soprattutto un qualcosa che i vostri clienti vivono senza accorgersene. Non è un qualcosa che devo esplicitare, non è un qualcosa che devo rappresentare, non è un qualcosa soprattutto che devo dire, per carità. È un qualcosa per cui io mi sento immerso in una fantasia, in un'avventura, senza accorgermene, perché è tutto perfetto. Le storie, per chi non lo sa, funzionano quando noi ci dimentichiamo che ci stanno raccontando una storia. Quando al cinema ci accorgiamo, ci distraiamo, facciamo le pulci alla recitazione o le cose, perché siamo fuori dalla storia, non ci hanno tirato dentro. Nel viaggio è esattamente la stessa cosa. In più, oggi nessuno vuole viaggiare da comparsa. Nessuno si sente più uomo medio, nessuno di noi si sente una persona normale. Ci sentiamo tutti protagonisti delle nostre storie, perché abbiamo sentito il sapore del protagonismo con i social media. Che sia protagonismo con i nostri 5 amici o con i nostri 500.000 follower è uguale. Abbiamo sentito che cosa vuol dire essere qualcuno che sta scrivendo una storia, che la sta raccontando. Allora non vogliamo più sentirci uguali agli altri, non vogliamo più sentirci delle comparse della storia di qualcun altro. E noi, come operatori turistici, dobbiamo diventare il set di questa storia, oppure dobbiamo evocarla. Perché un altro grande equivoco è che il passaparola digitale, poi vedremo alla fine degli esempi, non nasce online, nasce offline. Il tweet, la foto, la mail, il WhatsApp agli amici con la foto di quello che sto facendo, non nasce perché noi gli diciamo twitta con l'hashtag Firenze 2015, ma perché quella persona in quel momento ha qualcosa che gli fa venire voglia di raccontarlo. Quindi noi è l'esperienza che dobbiamo progettare, non la comunicazione. Noi speriamo di venire qui tra 10 anni a dire, finalmente, così come internet è scomparso perché lo usiamo e basta, anche la comunicazione è scomparsa, perché è il prodotto che deve comunicare. Il prodotto nel turismo è tutto. E nel tutto ci sono inevitabilmente dei disagi, come sappiamo bene, e anche in questo le storie ci aiutano moltissimo. Abbiamo preso in prestito da Henry Jenkins la sua definizione di transmedia storytelling. Il transmedia storytelling è lo storytelling che non usa più un mezzo solo alla volta, quindi non è più solo il libro, il film, il videogioco, l'albergo, il ristorante, ma è un insieme di tanti media diversi. Allora, la definizione di transmedia storytelling, quella da manuale, è
un processo che dove vengono integrati elementi di una storia, dove elementi integrati di una storia vengono dispersi sistematicamente attraverso diversi canali di distribuzione. Quindi ho l'inizio della storia in un trailer su YouTube, la storia continua in un gioco per cui devo percorrere le vie di una città, poi esce il film e vedo il film, poi ho il videogioco che mi permette di continuare la storia, poi c'è il fumetto che colma i buchi tra un pezzo e l'altro. Guerre Stellari, non so se avete presente, Guerre Stellari hanno guadagnato di più da tutto questo che dai biglietti del film. Guerre Stellari in libreria, voi adesso trovate il manuale per il lato oscuro della forza. Il manuale per il lato oscuro della forza è transmedia storytelling e il manuale è in vendita, non è comunicazione del film, è parte integrante della storia. Lo scopo è creare un'esperienza unificata e coordinata di intrattenimento. Idealmente ogni mezzo dà il suo contributo unico allo svolgersi della storia. Proviamo a cambiare pochissime parole. Lo story traveling, che è il nostro modo di chiamare lo storytelling applicato al turismo, rappresenta un processo dove gli elementi integrali di un viaggio vengono dispersi attraverso diversi canali, multipli canali di distribuzione, con lo scopo di creare un'esperienza unificata e coordinata di viaggio. È esattamente la stessa cosa. Idealmente ogni mezzo dà il suo contributo unico allo svolgersi di questa esperienza. Allora, per usare lo storytelling come tecnica di design, io devo usare tutti i touch point che ho a disposizione, e i touch point iniziano dal viaggio da casa della persona. A noi aveva molto colpito la presentazione di Emirates del volo Milano-New York, perché loro dicevano esattamente questa cosa: vi veniamo a prendere da casa, che vuol dire noi lo sappiamo che il tuo viaggio inizia a casa. Per le altre linee aeree il tuo viaggio inizia al check-in, noi invece sappiamo com'è e quindi parte da lì. Però stiamo parlando di una cosa estremamente dispersa. La chiave della camera è un elemento della storia. Il menu è un elemento della storia, sia per la carta su cui è scritto, sia per il modo in cui sono chiamati i piatti. Tutto contribuisce a raccontare la storia. Le parti di comunicazione, quelle a cui noi facciamo tanta attenzione, sono la cosa meno importante, perché sono i dettagli della nostra offerta che raccontano la storia o che ci fanno uscire dalla storia, e questo è l'aspetto più preoccupante. Una delle tecniche di transmedia storytelling o di story traveling è l'immersione e la costruzione di un mondo. Costruzione di un mondo vuol dire, prima citavo Star Wars, il fatto che c'è un database che non è pubblico in cui tutti i dettagli della storia di Star Wars sono scritti e descritti per evitare errori di continuity, che è un altro aspetto che vedremo dopo. Ma costruire questo mondo vuol dire avere ben chiare anche le cose che non si vedono. Perché, per esempio, molte cose che non si vedono, domani si vedranno. Una delle foto che vedremo dopo è la classica cucina aperta dei ristoranti. I ristoranti che hanno una cucina male organizzata, non all'altezza dell'offerta o semplicemente sporca, hanno un world building non pensato per essere svelato ai viaggiatori e a chi mangia. Okay. Quindi devo preoccuparmi di costruire un mondo che stia in piedi il più possibile, anche negli aspetti che non si vedono, perché questo facilita l'immersione. Vediamo un po' di esempi molto belli di world building, anche facile. Questa è la Lapponia, questo sono l'albergo più bello probabilmente al mondo, secondo me. Non ci siamo ancora stati, ma stiamo mettendo da parte i soldini, quindi poi passiamo col cappello, perché come potete immaginare è abbastanza caro. È una casa sull'albero, ok? Sono in realtà 6 case sull'albero e questa è la più straordinaria. Dormi in una navicella spaziale in Lapponia, in una foresta. Le altre sono tipo un nido, un vero nido di uccelli fatto con i rametti. Perché questo è un mondo e non è semplicemente un albergo? Perché queste stanze sono perfettamente integrate sia nella natura che li circonda, ma soprattutto nella stranezza della natura che li circonda. Chi di voi è stato così a nord sa che non sono posti familiari, ma non sono neanche posti normali, sono posti di una stranezza assoluta. Allora creare un tipo di accoglienza in un posto così
arricchisce l'esperienza, arricchisce l'immersione. Questo è un albergo in Norvegia, invece, è un albergo anche questo abbastanza strano. Questa è la prima foto che noi vediamo dell'albergo. Non assomiglia alle foto degli alberghi che vediamo di solito, è anche abbastanza inquietante. Il lancio di questo albergo è stato fatto usandolo come set di un film abbastanza horror. Quindi, Ex Machina, chi l'ha detto? Che cosa è successo? Io sono un'appassionata della Norvegia, io amo la Norvegia più di un'altra cosa, praticamente non mi sono goduta il film perché ogni immagine che vedevo dicevo è la Norvegia, è la Norvegia, è la Norvegia, è la Norvegia. La prima cosa che ho fatto uscita dal cinema è stato cercare, era la Norvegia. Era la Norvegia e questo albergo è un albergo perfettamente inserito nel, di nuovo nella realtà, del, in questo caso della montagna con acqua tipica, tipica della Norvegia. Il loro modo di presentarsi è questo: vieni in un posto dove vivrai un'esperienza un po' particolare, non è un albergo di lusso, potrebbe essere un'esperienza anche straniante, perché torniamo al discorso di Fantasilandia, quando viaggiamo spesso noi vogliamo anche il rischio, vogliamo anche un po' di brivido, non vogliamo più per forza soltanto il relax, perché è un qualche cosa che possiamo anche scegliere di volere. Cosa completamente diversa, albergone di New York, il Nomad. Il Nomad, il nome viene da North of Madison Avenue, come probabilmente sapete molti nomi a New York sono così, vengono dalle abbreviazioni dei nomi delle vie, ma Nomad vuol dire anche nomade. Il world building e l'immersione di questo hotel è: vieni a New York immerso nell'atmosfera del Grand Tour in Europa dei giovani aristocratici di fine Ottocento. Qual è uno dei modi per disperdere, per ricreare questo world building? Un mazzo di carte lussuosissimo, che non è il gadget dell'albergo, ma è parte dell'esperienza, dell'immersione in questo albergo che viene, che ti puoi portare a casa. Il concetto di nomade, ovviamente, unito al Grand Tour, crea una parte della, dell'immersione. Italy, non mi ci soffermo più di tanto nel spiegare perché è un mondo in cui ci immergiamo. Il successo di Italy nasce anche dal fatto della estrema riconoscibilità dell'esperienza e dell'estrema particolarità dell'esperienza. È un supermercato? Sì, è un supermercato. È un supermercato come gli altri? No. Perché? Perché ci sentiamo parte di una storia in cui immediatamente noi entrando siamo migliori, più sani e con un po' più di gusto, anche se non abbiamo ancora comprato nulla e anche se non compriamo nulla. Le cucine aperte che vi dicevo, ma non solo le cucine, il Muse è l'unico museo, credo al mondo, non ho controllato, ma che puoi vedere benissimo da fuori. Perché le persone fanno 2 ore di coda per entrare in un museo che possono vedere da fuori? Perché vogliono immergersi nella realtà che vedono, perché come diceva già Hannibal Lecter, noi desideriamo quello che vediamo e farmi vedere qualcosa mi spinge a pagare un biglietto per vederlo più da vicino, per entrare. Questo è un negozio di cucina, di un ristorante di cucina crudista a Milano e addirittura la cucina è sulla strada, questa è una vetrina. Tu passi e vedi le persone che cucinano, o meglio che non cucinano, perché sulla vetrina c'è scritto: guardate pure, in questa cucina non si cuoce niente. Allora, è un world building, in questo ristorante è tutto crudo, quindi tu prendi i ravioli di barbabietola, i ravioli di barbabietola sono barbabietola cruda. Ok, quindi... E sono anche buoni questo. E poi invece alle cucine aperte siamo già un po' più abituati, però lui è Matteo Fronduti che sarà con noi oggi pomeriggio e se avete sempre sognato di sentire un cuoco recensire i clienti, venitelo a sentire alle 2. Tutti lo dicono, ah se li recensissi i clienti, Matteo lo fa. E come potete vedere non è proprio dolcissimo. E lui. Non so se è già arrivato, spero sia già arrivato. Perché... Del Mama Shelter abbiamo parlato diverse volte, ma perché il Mama Shelter o il Citizen M in questo momento sono tra le catene di alberghi più forti? Il Citizen M è un altro esempio che vediamo. Perché creano questa immersione? Il mondo del Mama Shelter è un mondo molto personalizzato albergo per albergo, ma con un world building estremamente coerente. Quindi noi sappiamo qual è l'esperienza che ci possiamo aspettare e sappiamo che da noi ci si aspetta di giocare. Letteralmente di indossare una maschera e giocare in viaggio a raccontare una storia. E questa è una linea aerea, anche se sembra uno stadio, no? Però è una linea aerea, questo è un video che vediamo, perché è uno degli esempi di come un world building ben fatto
trasportato in un ambiente completamente diverso e con la capacità di giocare con i propri viaggiatori, crea una immersione assoluta. Dá-lhes boas-vindas a bordo do Estádio da Luz. O seu entusiasmo é muito importante para nós. Pedimos, por isso, a sua atenção para as instruções que se seguem. Neste estádio, existem 32 portas, 65 mil adeptos e duas balizas. Este jogo terá a duração de 90 minutos, com uma paragem de 15 minutos ao minuto 45. Estamos quase prontos para a entrada em campo da equipa do Benfica. Pedimos-lhe que, nessa altura, coloque toda a bagagem de mão aos seus pés e assegure-se que todos os aparelhos eletrónicos estão desligados, para que possa concentrar-se em dar à sua equipa o apoio incondicional que ela merece. Chamamos agora a vossa atenção para as regras de utilização do cachecol. Coloque o cachecol sobre os ombros em sinal de benfiquismo e mantenha-o apertado durante todo o jogo. Em caso de golo, os cascóis saltam automaticamente. Coloque-o sobre a cabeça e respire normalmente. Adeptos acompanhados por crianças devem abraçá-los nesta altura. O jogo está prestes a começar. A Emirates agradece a vossa preferência e deseja a todos um bom jogo. Carrega! Spostiamo un mondo che funziona e funziona anche da un'altra parte. Non credo che le hostess di un'altra compagnia aerea avrebbero ottenuto lo stesso effetto, perché la crew di Emirates, la prima volta che l'ho vista all'hotel di Malpensa, la riconosci. La riconosci per la bellezza, la riconosci per il sorriso, la riconosci perché sono sia ieratiche e distanti, sia molto disponibili e molto gentili. E quindi quando le vedi fare il tifo come lo faresti tu, è credibile. Perché è un mondo narrativo molto ben costruito, in cui noi ci immergiamo volentieri, dimenticando anche cose che potrebbero innervosirci o che potrebbero darci fastidio. Perché questo è il potere delle storie. Il momento del volo in cui ti dicono le procedure di sicurezza è il momento più noioso del volo. Sdrammatizzarlo così, o sdrammatizzarlo come ha fatto New Zealand con i personaggi del Signore degli Anelli, è un modo per prendere un'esperienza necessaria ma sgradevole e trasformarla in un momento di creazione di legame. Altro elemento del transmedia storytelling, la continuity. La continuity è quella cosa per cui un mondo narrativo può essere il più ampio possibile, quindi può essere una città come Firenze, una città come New York, ma deve avere una coerenza interna. Se Harry Potter avesse Google, tutta la storia crollerebbe. Parte del fascino di Harry Potter è che Harry Potter va in biblioteca e apre dei libroni. Non è che la Rowling non sa che esiste Google, ma nella continuity di quel mondo lì c'è questa regola. Okay? Le regole della storia sono una parte importantissima della storia. Adattarsi all'ambiente in cui siamo, diventare parte integrante dell'ambiente in cui siamo è fondamentale. Questo è un altro esempio di continuity straordinario. Non so se c'è qualcuno del marketing del Nord Europa che... questi sono gli igloo che sempre in Lapponia permettono alle persone freddolose, come potrei essere io, di aspettare l'aurora boreale non al freddo per tutta la notte, ma a letto, perché sono trasparenti, ma sono degli igloo. Tu puoi anche dormire in un igloo vero, però in un igloo vero, ti puoi anche sposare in un igloo vero, ma sei a meno 20. Okay. Quindi può essere un'esperienza, come diciamo prima, una fantasia per chi la ama. Ma queste continuity, gli albergoni classici che ci sono in molte località di questo tipo non sono continuity con l'esperienza norvegese, sono una discontinuity, sono un piccolo dazio da pagare per dormire in certi posti. Ma noi stiamo pensando a come progettare un'esperienza di viaggio efficace e la continuity è fondamentale. E qui veniamo a come funzionano le storie, perché non dobbiamo dimenticare che stiamo pensando allo storytelling come tecnica di progettazione.
quasi tutte le storie hanno questo processo, questo è il viaggio dell'eroe di Joseph Campbell, si chiama anche monomito, è un processo, un viaggio letteralmente, che è in comune con tutte quante le storie che amiamo di più, poche storie non lo seguono. Si parte sempre da una condizione normale, quindi c'è la classica persona che la mattina si sveglia, si fa la barba, prepara la colazione per i figli e va al lavoro. Sulla strada per il lavoro gli succede qualcosa, viene rapito dagli alieni, gli viene richiesto un riscatto per il figlio, succede qualcosa di brutto perché le storie si muovono con il conflitto. Quindi vieni chiamato all'avventura. Trovi sempre qualcuno che ti aiuta, in tutte le storie c'è qualcuno di cui magari non capisci bene l'utilità, ma che ti dà tipicamente un oggetto magico che prima o poi tu ti troverai a usare, e parti. Letteralmente parti. In tutte le storie c'è uno spostamento, può essere uno spostamento interiore, ma quasi sempre uno spostamento vero. Io prendo e devo andare via da casa mia, non ci posso più stare. E quindi passo dal mondo quotidiano a un mondo straordinario. Supero delle prove, sembra quasi che io ce l'abbia fatta, che sia per arrivare alla risoluzione del problema, e arriva il momento peggiore, la crisi, il momento in cui tutto sembra perso. Che di solito si risolve in modo o deludente o entusiasmante a seconda di quanto è bravo l'autore, ottengo quello che voglio, ho il risultato che volevo, quindi ho risolto il problema che avevo, torno a casa, ma sono cambiato, sono diverso, sono un po' migliorato. Ora, non vi fa venire in mente niente? Il viaggio dell'eroe? Perché lo chiamiamo viaggio? Perché è un viaggio, perché è uguale al viaggio. Il viaggiatore, il turista, il come chiamatelo come volete, tanto è la stessa cosa, è a casa sua e in un qualche modo ha un desiderio di viaggio che nasce da un'insoddisfazione, perché nessuno vuole viaggiare, se non, la call to adventure non nasce se tu sei perfettamente felice di fare la vita che fai uguale tutti i giorni. Il pacchetto, l'offerta che troviamo in quel momento, che magari troviamo per caso anche se non la cerchiamo, è l'aiutante. Noi operatori turistici siamo l'aiutante del viaggio dell'eroe viaggiatore e quindi dobbiamo mettergli in mano una proposta di viaggio che sia giusta per lui. Ma in ogni caso viaggiare non è facile. C'è sempre un momento, io sfido chiunque di voi a dire che non c'è un momento in cui state per partire per una vacanza in cui non pensate chi me l'ha fatta fare. Stavo tanto bene a casa mia, mi potevo riposare, tipicamente allora per me è il momento della valigia, dici madonna, cosa? Cominci a guardare il meteo poi non è vero, oggi a Firenze doveva fare freddo, invece stiamo morendo di caldo, a Roma abbiamo sofferto, è un incubo fare la valigia, per altri la valigia magari gliela fa qualcun altro, oppure non è un problema, però devi trovare i biglietti, devi fare la coda per il check-in e c'è il volo, abbiamo paura del terrorismo e può andare storto qualunque cosa e perdi la coincidenza e qualcuno si è seduto, insomma non vi devo spiegare che viaggiare è complicato. La partenza e le prove del viaggio sono una cosa che noi quasi sempre dimentichiamo, perché per noi il cliente diventa cliente o quando paga o quando entra da noi, che siamo un bar, che siamo un albergo, che siamo un ristorante, whatever. Per noi tutto quello che è successo prima non ci interessa e sbagliamo gravemente, perché il momento della crisi del viaggio è l'arrivo. Se il momento della preparazione delle valigie e dello spostamento è un momento critico, sono i trials del viaggio dell'eroe, il momento dell'arrivo è il momento peggiore di qualunque viaggio, è il momento in cui tutto ti sembra sbagliato, in cui dici ho fatto una scelta stupida, sto buttando via i miei soldi, e quello è il momento in cui voi vi giocate non solo la soddisfazione del cliente, ma il suo atteggiamento in tutti i giorni a venire. Se voi accogliete una persona nel modo giusto, sarà meglio disposto ad accettare tutti i piccoli disagi che fanno per forza parte di una vacanza. Se, come succede quasi sempre, quel momento lì è un momento di ulteriore aggravio, voi vi state giocando tutto quello che succederà dopo, compreso il passaparola digitale o no, compresa la recensione positiva o meno, che non c'entra molto con l'esperienza vera e propria, ma c'entra con ho vissuto un'avventura o una tragedia, ho vissuto una fantasia per quanto complessa o sono stato orribilmente deluso. E infatti l'altro momento in cui noi ci dimentichiamo un po' dei nostri clienti è il ritorno.
quando le persone arrivano e quando le persone se ne vanno sono i due momenti meno erotici dell'accoglienza, sono i momenti in cui noi vi invitiamo invece a lavorare di più, perché sono quelli in cui vi giocate, ripeto, il passaparola positivo durante e la recensione positiva all'arrivo. C'era Gigi, non so se c'è, che mi raccontava, Gigi Tagliapietra, che mi raccontava che un albergatore di Sirmione gli aveva detto che loro possono insomma risparmiare un po' su qualunque aspetto della ristorazione, ma non sui dolci, perché il dolce e il conto sono i due momenti in cui tu saluti il cliente. Allora, il conto può essere salato, grazie per avermi. Il dolce deve essere dolce. Ecco, questo tipo di attenzioni sono quelle che ci permettono di lavorare su questo viaggio in modo che la persona torni a casa non solo felice della sua esperienza, ma felice di averla fatta con noi. Quindi il primo invito è: lavorate su queste cose. Il check-in medio in albergo è una pena, mi scuso con è un momento in cui tu dici: ti prego, mollami, mi scappa la pipì, devo andare, non ne posso più, voglio stendermi, devo togliermi le scarpe, c'è qualcuno che ti insegue per insegnarti come funziona il televisore. Tu gli dici: non guardo il televisore, questo ti dice: te lo spiego lo stesso. Ok, ora non capita sempre così, ma è il momento più difficile del viaggio. Quindi, allora, che cosa vi stiamo dicendo? Che niente più transmediale di un viaggio, non è un qualcosa in più che dovete fare, è un qualcosa che è già così. È transmediale per definizione e ha una serie di punti di contatto digitali e fisici continui che voi non controllate. Se scrivete e mettete in scena una storia che funziona, potete e progettate l'accoglienza digitale in continuità con quella fisica, perché l'altro aspetto che crea la crisi è tutto molto diverso da come mi aspettavo. Ma tutto molto diverso non vuole più solo dire la camera è più piccola della foto, ma vuol dire: mi aspettavo di arrivare in un posto tranquillo e qui c'è un casino. Okay? Mi aspettavo di vivere una situazione eccitante e qui c'è un mortorio. Voi dovete trovare i clienti giusti per voi, non dovete trovare i primi clienti possibili. E questo vedo un po' di persone che saranno nel panel di oggi pomeriggio, abbiamo lavorato insieme proprio su questo. Per avere una buona reputazione, buone recensioni, un buon passaparola, bisogna attirare le persone che saranno felici da voi, non chiunque. E usare le tecniche narrative per ricucire momenti di disagio che sono inevitabili è il motivo per cui approfittare della transmedialità di un viaggio è quello che vi può permettere di risolvere i problemi in anticipo. Questo è un libro molto vecchio, a proposito di transmedialità. Proviamo a leggerlo, anche se ho perso completamente il senso del tempo, ma vabbè, chi se ne frega. La signora non doveva fare una cosa simile, disse la signorina Bartlett. Non doveva farla assolutamente. Ci ha promesso delle stanze a sud, vicine con una bella vista. Invece queste sono stanze a nord. Guardano su un cortile e sono molto distanti una dall'altra. Oh, Lucy. E per giunta è una Cockney, disse Lucy, che l'inaspettato accento della signora aveva molto rattristato. Sembra di essere a Londra. Guardò le due file di inglesi seduti a tavola, la fila di bottiglie dell'acqua, bianche, e delle bottiglie di vino, rosse, che correva tra gli inglesi, i ritratti della defunta regina e del defunto poeta laureato, che erano appesi dietro la schiena degli inglesi in una pesante cornice, l'avviso della chiesa inglese, che erano l'unica decorazione della parete. Charlotte, non sembra anche a te di essere a Londra? Faccio fatica a credere che appena fuori dall'uscio ci sono tante cose diverse, probabilmente perché sono stanca. Il crisis dell'arrivo in albergo l'aveva descritto Forster, camera con vista, un po' di tempo fa. Alla faccia di tutti quelli che credono che il turista vuole sentirsi a casa, vuole sentirsi come a casa, ma la protagonista di Camera con Vista è disperata, perché dice: ma io ho fatto tutta questa fatica per venire a Firenze, o non vedo niente dalla mia camera e mi sembra di essere a Londra e mi parlano anche con accento inglese. Quindi non è una cosa moderna il crisis dell'arrivo, è una cosa già raccontata diverso tempo fa. E l'aspetto più interessante di questo pezzo di storia è che Lucy e Charlotte chiamano la host, come la chiameremo oggi, la signora. Non la signora Mary, non la signora Elizabeth, non Miss qualcosa, ma la signora, qualcuno che non ha un'identità. Allora, quando noi progettiamo l'accoglienza come una storia, la prima cosa che dobbiamo fare è dobbiamo decidere chi vogliamo essere. E da questo punto di vista le storie sono una miniera, perché ci permettono di scegliere tra, per esempio, 12 archetipi possibili.
Questi sono gli archetipi narrativi più frequenti, che sono universali, quindi sono riconoscibili cross-culturali con qualche eccezione, e quindi io devo decidere se il mio albergo, il mio ristorante, la mia camera di Airbnb, il mio bar, la mia palestra, il mio negozio è qualcuno che accoglie le persone come il matto, potrebbe essere il mama shelter, Philip Stark è sicuramente il jester della situazione, ma posso essere anche il saggio. In una città come Venezia, essere accolti in una bolla tranquilla, dove non ho invasione sensoriale, dove c'è qualcuno che mi dà dei consigli e mi fa un pochino rilassare, potrebbe essere una soluzione. Posso essere un mago, posso essere un ribelle, posso essere qualcuno, una bambina, ma scegliere con che stile io accolgo le persone, ricordando quello che dicevamo sul world building, cioè deve essere un'accoglienza che viene poi realizzata in tutte le sue parti, è già un piccolo, semplice modo di usare lo storytelling come tecnica di progettazione. Non dovete spersonalizzare l'accoglienza, deve essere tutto molto coerente con chi decidete di essere, e ovviamente chi decidete di essere dovete essere voi, soprattutto se è un piccolo business, ma anche se è un grande albergo. Non si può cambiare da un momento all'altro. La maggior parte delle case di storytelling e di storie che funzionano si basano su un talento naturale, cioè chi sceglie un personaggio di solito non lo sta scegliendo, ma lo incarna naturalmente, sta assecondando il suo talento, la storia che sta mettendo insieme è la sua storia e sta sostanzialmente recitando se stesso. Ma una volta che noi abbiamo appreso questa lezione dai casi che funzionano, possiamo veramente provare a osservare e a capire come siamo fatti, possiamo ragionare su che tipo di esperienza vogliamo proporre ai nostri interlocutori, che tipo di persone siamo, che tipo di persone possiamo attirare e attrarre nella nostra esperienza. Da lì il tentativo di trovare l'archetipo giusto per noi in tutte le sue varianti, in tutte le sue possibili declinazioni. Guardate, l'unico trucco è che almeno voi ci dovete credere. Nessuno va volentieri in un posto dove si fa dello storytelling. Non so voi, io non me ne voglio accorgere. Se vado in un posto, voglio che questa storia mi prenda, che le persone che la mettono in atto siano quella storia. A quel punto io ci crederò, a quel punto entrerò in sintonia col luogo. Scusate, forse non dovevo parlare, ma... Allora... Costruzione di mondi, immersività, continuità. Sono 5 anni che io e Maffe vi raccontiamo sempre le stesse cose, e questo per noi è un po' stato un problema, perché tendevamo ad annoiarci, però dopo questi 5 anni, anche questo lo dico anche a chi non ci conosce, posso rivelarvi un piccolo segreto. Le cose che vi stiamo raccontando da 5 anni, per un lungo periodo di tempo non le stavamo capendo nemmeno noi. Quindi, ma perché ve lo dico? Ve lo dico perché ogni volta che siamo chiamati a cambiare, ogni volta che qualche cosa si sta spostando rispetto a quello che ci aspetteremo, ogni volta che c'è un qualcosa di sfidante, un qualcosa che ci mette in gioco, ecco, lì prima di tutto dobbiamo accogliere questo cambiamento, solo dopo potremo capirlo. Ed è la tecnica che abbiamo usato anche noi. Adesso io proverò a dirvi come mai oggi vi parlo di questo. Noi abbiamo raccolto dati, raccolto esperienze, fatto presentazioni in cui vi mettevamo insieme dei tasselli, con l'obiettivo inconscio che il quadro, il senso di questa forma che stavamo presentando passo passo si sarebbe chiarita poco alla volta. Quando parlavamo di editoria e di scritture, dicevamo: non importa che un autore pubblichi un romanzo, non importa se ha paura che quel romanzo possa essere copiato in elettronico, l'importante è che si creino dei contenuti che circolino, si creino un flusso in cui chi scrive e chi legge si senta immerso in un'unica storia, e quella relazione varrà molto di più delle possibili entrate che possono venire dalla pubblicazione, dalla vendita di un romanzo, di un racconto, di un articolo. Questo è un concetto controintuitivo, ma noi l'abbiamo messo lì. Nel turismo questa cosa l'abbiamo applicata allo stesso modo, abbiamo detto: ragazzi, non progettate l'esperienza, non misurate ogni piccolo tassello del viaggio di chi vogliamo accogliere, ma
investite, create una storia che possa essere un flusso, che possa trasformarsi nel vissuto delle persone, sintonizzarsi con queste persone. Ed è proprio qui che mi collego col discorso di prima. Vi do una cosa che non, vi dico una cosa che forse non vi sconvolgerà. Anche sui voli Emirates ogni tanto qualcosa va storto, anche le hostess ogni tanto inciampano e vi rovesciano addosso del caffè. Il punto non è evitare che capitino gli inconvenienti, il punto è aver creato un tessuto, una storia, un immaginario, un mondo, una continuità narrativa, una continuità di esperienza, per cui anche i piccoli impedimenti possono essere ricondotti nell'esperienza positiva. Non importa se mi sono l'acqua era fredda quando ho fatto la doccia, se la persona che mi ha messo in questa situazione fa partire un video per sbaglio. Non è. Ah, era voluto, mi vuole distrarre. Allora, perché vi sto parlando di questo? Perché alla fine abbiamo scoperto che il motivo per cui istintivamente consigliavamo di fare di questo, di fare questo tipo di processo, è alla base del funzionamento del cervello. Il nostro cervello, crediamo talmente in questa cosa che abbiamo progettato un corso di design thinking che si basa proprio su questo concetto. Non tutti voi potrete iscrivervi a questo corso, anche se inizieremo alla fine di gennaio a Milano, lo proporremo probabilmente in tutta Italia, isole comprese, per tranquillizzare il mio amico Stefano di Cagliari. Però siccome non siamo gelosi, siamo generosi, l'idea di base ve la vogliamo dire subito. Il nostro cervello è basato su una continua dispersione delle esperienze. Il nostro cervello è un sistema aperto che si basa ogni forma di comprensione del mondo sul fatto di essere aperto sul mondo. Il nostro cervello, arrivano a dire alcuni fisici, come per esempio il professor Vitiello, definisce se stesso a partire dalla sintonia col mondo, quasi che il mondo fosse un doppio del cervello che partecipa all'identità del cervello stesso. Questo perché ve lo dico? Perché il nostro cervello e la nostra memoria è molto lontana dall'accumulare continuamente dati. Noi non siamo fatti per accumulare dati. Perché se fossimo fatti per accumulare dati, saremmo degli specie di zombie bulimici che si aggirano saturi e satolli, come chi ha mangiato troppo, e non saremmo in grado più di apprezzare nulla perché saremmo sempre giunti al limite dello storage. In realtà il nostro cervello che cosa fa? Continua a riscrivere su se stesso in un equilibrio dinamico molto interessante tra essere sempre in gioco e toccare tutti i punti del proprio vissuto, del proprio passato, della propria memoria, della propria esperienza, ma essere anche sempre in grado di scattare quando percepisce un'informazione nuova, una storia nuova che ridà senso a tutto il nostro vissuto. A quel punto il nostro cervello che cosa fa? Riscrive tutta l'esperienza. È come quando alla fine di un libro noi capiamo il senso della storia e a ritroso andiamo a ridefinire tutto quanto. Ok? Quindi quando capita un problema ci vuole poco a rimettersi in gioco, basta un piccolo cambiamento. Nella frase che ho scelto per BTO, io ogni tanto dico delle frasi che non capisco e di solito le dico per Rocco Rossitto, che rappresenta la persona che meno di me capisce le cose che dico. Ciao Alessio. E, però questa volta, quest'anno, ho voluto dire questo: non aspettate di essere giovani per capire. Molto spesso pensiamo che il cambiamento della tecnologia sia un qualche cosa che è una sfida aperta che soltanto i più giovani, quelli per cui noi costruiamo il mondo, i nostri figli, i nostri nipoti, nel caso mio anagrafico, potranno risolvere. In realtà il nostro cervello è fatto per ridefinirsi sulla base della comprensione. Continuiamo ad accumulare dati, continuiamo a raccogliere impressioni, ma lasciamo questa cosa sullo sfondo. È un movimento che non deve mai fermarsi, ma è un movimento di sintonia col mondo, non è una fatica, non è un lavoro, è una parte della fisica che non è descritta dallo sforzo che noi facciamo per tenere insieme i pezzi. Se stiamo facendo uno sforzo per tenere insieme i pezzi, c'è qualcosa che ancora non abbiamo compreso. Lasciamo fluire, lasciamo scorrere la storia, lasciamoci immergere nella storia e piano piano forse capiremo anche qualcosa. Gira. Ah, questa è la Samaf. Ho anche un mio microfono. Questo funziona meglio. Questo funziona meglio, ok.
perché ci scambiamo i microfoni. In realtà abbiamo esaurito praticamente il tempo a nostra disposizione, quindi ora farò una rapidissima passeggiata tra gli altri elementi del transmedia storytelling che ci permettono diverse tecniche. Abbiamo visto la continuity, che è la più importante. Se vi invitiamo, se volete provarci a casa, partite da quella, che sia tutto in ordine, che non ci sia nessun elemento discordante, che se c'è qualcosa che non va, come diceva Filippo, la storia vi permetta di gestirla e di reincluderla nella fantasia delle persone. Una tecnica diversa dalla continuity è la multiplicity. La multiplicity è quella, per esempio, che ci permette di avere la possibilità di vedere film come Anna Karenina Zombie. C'è un cultore del genere in sala, oppure che ci permette di vedere quattro versioni diverse, se non di più, di Sherlock Holmes. In una di queste versioni Watson è donna e Sherlock Holmes vive a New York. La multiplicity è: prendo una storia ben nota, la storia di una città come Firenze, e la reinvento, la reinterpreto, la ritraduco. Quindi può essere anche molto divertente, soprattutto in situazioni in cui c'è bisogno di rinfrescare un po' il brand di una destinazione. Lo sguardo dall'alto, di cui parlavamo l'anno scorso, è molto utile per applicare la multiplicity. Dall'alto posso ben vedere quante realtà diverse, quante situazioni diverse ci sono in una situazione sola. Queste sono le bellissime foto di Amos Chappell che fa con i droni, è stato il primo a fare foto dall'alto, ma probabilmente tutti voi state pensando, facendo delle foto con i droni dei vostri, dei vostri alberghi o dei vostri posti. Plinth, che come vedete non stiamo presentando ma stiamo usando, questa era la promessa dell'anno scorso, non torneremo a presentare Plinth, è un modo per far vedere la multiplicity. Questo è il cammino di San Tommaso, ciao Fausto, Fausto è uno dei più bravi utilizzatori di Plinth al mondo, non credo. Perché è interessante vedere il cammino di San Tommaso così? Perché è un esempio di multiplicity, perché questa non è altro che l'Italia centrale, ma pensare e far fare un cammino alle persone e farlo vedere vuol dire unire degli elementi che non sono tanto uniti. Vuol dire che tutte le persone che hanno fatto il cammino sanno i legami che ci sono tra questi posti che vanno coast to coast in Italia, e poterlo vedere è un modo per raccontarlo agli altri. E poi abbiamo una serie di altri esempi che sono sempre la stessa cosa, un'unica trama, un'unica storia raccontata in modi molto diversi, lasciati alla libera interpretazione, come i marchi, per esempio il Vita Alpina in Alto Adige, il Citizen M che cambia completamente in ogni città, si adatta allo stile della città ma è sempre la stessa esperienza, Airbnb che forse è l'esempio di multiplicity più straordinario, ogni appartamento è diverso da un altro ma il feel Airbnb è abbastanza la stessa storia per noi, è un insieme di posti e di persone che ci accolgono con amore quando va bene. E l'ultimo, infine, quello che ci interessa di più, il più pratico, è la spreadability. Le storie viaggiano, le storie vengono raccontate, vengono aggiunte. Su Twitter ci sono persone che impersonano personaggi di serie televisive o di romanzi solo per il gusto di far andare avanti la storia. La spreadability è il modo che noi abbiamo per invitare, anche solo suggerendolo per imitazione, le persone a far vedere i nostri luoghi. Infatti funziona soprattutto con le immagini. Giocare con la Torre di Pisa è forse l'esempio di spreadability naturale più diffuso. Farsi la classica foto in cui sei tu che sostieni la Torre di Pisa è usare una storia che nasce da un conflitto, perché è più conflitto di una torre storta, per giocarci. Questo è Pristekollen, Pulpit Rock in Norvegia, e noi ci siamo stati e abbiamo visto il trucco, ma effettivamente è molto facile farsi una foto in cui sembri appeso per un braccio nello strapiombo, lui ha i piedi per terra ma nella foto non si vede. Il primo che lo fa, se lo fa un operatore turistico, è meglio, perché poi tutti si faranno quella foto, perché è divertente farla, così come è divertente farsi la foto imitando il gufo al muse, che è un'altra cosa che probabilmente è nata spontaneamente, ma poi è diventata una cosa che ti viene voglia di fare. E possiamo anche costruirla, questa cosa. La cornice per permettere alle persone di farsi una foto nell'ambiente che tu preferisci venga fotografato è un buon modo per fare spreadability di una storia. Mettiti in posa qui, mettiti in posa qui. Non metterti in posa così. Questo è un esempio di
anti-spreadability. Questo è un albergo vicino a casa nostra, non diciamo quale perché a noi piace far vedere gli esempi positivi, non quelli negativi, in cui io mi vedo nello specchio, nella cornice, ma non è... quindi non è questo di cui stiamo parlando, è questo. La cornice deve incorniciare il luogo in cui siamo, magari anche con un'opera d'arte. Questa è la strada di Volterra, sono delle meravigliose opere di arte dispersa nel territorio che sono anche delle cornici. Allora, trovare un modo per far venire voglia alle persone di approfondire la tua storia è un qualche cosa che sì, possiamo inventarci, ma non dobbiamo raccontarla la storia, o meglio, dobbiamo magari in qualche pezzo piccolo raccontarla, ma soprattutto far venire voglia agli altri di venire a guardare. Questo non va più via. E l'ultimo esempio, l'ultimo albergo in cui siamo stati in Norvegia, ed è un albergo col fantasma. Cosa c'è di più tradizionale di un albergo col fantasma? C'è la camera 17, nella camera 17 una donna ha perso la figlia e da allora torna a maledire chi dorme in quella camera. Tu puoi dormire in quella camera, se tu cerchi su Google Dalian Hotel ti viene fuori camera numero 17, ti viene fuori ghost, sul sito c'è la foto della camera dove, cioè, torniamo alla fantasia, chi vuole dormire in una camera dove c'è un fantasma? Probabilmente molta gente, ma anche chi come noi non ci ha voluto dormire in quella camera ma dalla parte opposta dell'albergo, poi torna a casa e scrive recensioni di questo tipo. È fantastical experience, perché il ghost di quell'albergo è perfettamente naturale in un albergo che è un albergo storico, che è un albergo che sembra Hogwarts, la scuola di Harry Potter, per cui tu torni a casa e dici era tutto un soggiorno che non può essere mancato. Quindi il nostro invito, il nostro consiglio, ma anche per divertirci un po' di più, è: vivi una favola, non raccontarla, vivetela prima di tutto voi, come diceva Filippo, e ricordate che niente più transmediale di un viaggio in cui ogni cliente è protagonista della sua storia grazie a te. Siete i registi, siete il Fantasy Island dei vostri clienti, quindi fatelo. Quindi bruciamo questo applauso perché non vogliamo fermarci. Non aspettate di essere giovani per capire, ma soprattutto non aspettate di essere giovani per agire. Perché una volta che voi avete fatto qualcosa, avete agito il cambiamento, poi il cambiamento da solo si farà pensiero. Grazie a tutti.